Il ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti ha incontrato questa mattina la CNA di Siena. L'occasione è stata la tavola rotonda dal titolo CNA ed imprese, quale futuro per la rappresentanza? Ascoltiamo il ministro sulle tematiche del lavoro. Naturalmente noi con la riforma del lavoro abbiamo cercato di affrontare tutte le questioni che fanno riferimento al lavoro dipendente, quindi lavoro subordinato. Io credo che sia fatto un intervento radicale e generale. Gli obiettivi sono chiari, noi vogliamo fare in modo che il lavoro a tempo indeterminato torni ad essere il modo normale di assunzione, e perché questo succeda abbiamo bisogno di regole più flessibili, le abbiamo fatte con il contratto a tutele crescenti, e poi che questo contratto costi meno, perché è chiaro che bisogna che sia conveniente. All'incontro ha partecipato anche il segretario nazionale della CNA, Sergio Silvestrini. Beh, per l'impresa, soprattutto per le piccole imprese, le esigenze sono innumerevoli. C'è da dire che stiamo uscendo da una crisi, adesso è importante dare benzina al sistema economico. Le imprese piccole, le micro, le imprese artigiane sono la vera benzina di questo paese. Ci aspettiamo dal ministro Poletti consensi alle nostre proposte. Il presidente della CNA di Siena, Fabio Petri, ha rappresentato le istanze dell'artigianato e delle imprese della provincia di Siena. Il territorio viene da una crisi sistemica importante che va oltre alla crisi nazionale, internazionale, economica, e quindi bisogna ripensare il modo di fare impresa, ripensare anche il modo di rappresentare l'impresa. Noi pensiamo a una CNA che guardi alle soluzioni delle imprese e non solamente a rappresentare i problemi.